Ciao amici, come state? Spero tutto bene! Finalmente oggi uscirà Garten of Bambam, capitolo 4, non vedo l'ora, dovrebbe uscire verso il pomeriggio, quindi oggi direi di fare una bella cosa, utilizzeremo le mod di Outwit per scoprire tutte quante le anteprime ufficiali del quarto capitolo. Andiamo subito in partita, ma come sempre lasciate qui sotto tantissimi like, e se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale con la campanella attiva. Adesso direi di partire, cominciamo! Ebbene sì, la mod di Outwit ce l'ho pure qua all'interno di Garten of Bambam. Infatti vi ricordate ad esempio su Ice Cream ci divertivamo con quella mod, pure su Gren. Ma adesso è arrivato pure il momento di usare Outwit su Garten of Bambam. Perfetto, direi proprio di fare una partita da zero. Ma non tengo neanche le cuffie, tanto in sto gioco, cioè, a parte il suono qua del coso qua del telecomando del drone, che tanto neanche utilizzeremo, perché tanto abbiamo la mod, possiamo fare tutto quello che vogliamo. Infatti qui c'è il menu, ma che roba! E possiamo pure attivare il noclip. Avete visto? Possiamo muoverci e volare all'interno della mappa. Allora, questa è già una prima anteprima che riguarda il quarto capitolo, perché guardate qua, infatti c'è Queen Bonselia. Queen Bonselia sarà uno dei personaggi che troveremo su Garten of Bambam 4. Sarà proprio la regina del regno. Ma fra poco ci arriveremo. Infatti qua c'è pure una parte in cui lei parla, no? Che ci dice qualcosa. Salta più che puoi, senza avere mai conclusioni. Ma poi ci sono anche The Naughty Ones, ossia i fratellini, quelli che stanno qua dentro, no? I cosetti, guardate. Ma dai, che hanno pure una roba inquietante, perché ci sono questi occhi così a forma di luna, che non è che saranno tanto simpatici. Però, da come ho capito, qui in Bonselia dovrebbe essere un personaggio buono. Speriamo, vediamo, vediamo. Proseguiamo, andiamo sempre più avanti. Entriamo qua dentro, dentro la stanza. Presumo che sia tipo una sorta di mensa, un bar, una caffetteria, un qualcosa. Vabbè, di per sé si viene a mangiare, perché qua c'è la roba per mangiare, insomma. Comunque, una volta entrati qua dentro, possiamo notare ad esempio che c'è la famiglia di Bambam. Eccola qua, c'è Nab Nab che è tenuto a distanza, così, e lo tengono lontano, non si sa il perché. Qui in Bonseria, Slow Celine, Jumbo Josh, Bambalena, Bambam, Opila Beard, Capitan Fiddles, Stinger Flynn, Sheriff Toadster e poi Nab Nalena. Ma tra l'altro qui, guardate, allora c'è Queen Bonselia che sarà la regina del regno, Sheriff Toadster che sarà lo sceriffo, cioè sarà il nostro amico, sarà lui che ci aiuterà a sconfiggere i vari nemici, a fare le varie missioni. Tra l'altro da poco è stata pure pubblicata un'immagine, anzi ieri è stata pubblicata un'immagine dove c'è ad esempio la faccia di Jester, il giullare che è ricercato, quindi presumo che il ruolo dello sceriffo sarà proprio quello di cercare Jester, ma su questo fra poco ci arriviamo. Per il resto alcuni di questi personaggi saranno dei prigionieri, come ad esempio Slow Celine, Jumbo Josh, Bambalena. Bambam invece no, non è tra i prigionieri. C'è pure Opila Beard, Stinger Flynn e neanche Capitan Fiddles. Il Capitan Fiddles non è tra i prigionieri, neanche Nab Nalena. Comunque proseguiamo, andiamo sempre più avanti, perché adesso voglio andare in un'altra stanza. Quindi, allora, qui adesso le varie zone sono lontane, ma per fortuna tramite la mod possiamo attivare qua il time scale in modo da poterci muovere ancora più velocemente. Guardate, ma che roba! Poi appena uscirà la mod su Garten of Bambam 4, la useremo anche lì per scoprire magari qualche segreto nascosto. Anche perché oggi dovrebbe anche uscire la preregistrazione di Garten 5. Non lo so se uscirà, però tecnicamente se lo schema viene rispettato, oggi dovrebbe uscire anche quella preregistrazione. Ed eccoci qua! Qui possiamo notare ad esempio che c'è lo sceriffo, la zona di Sheriff Toadster. Ecco qua, la sua prigione! Bisogna trovare 10 criminali qui all'interno di Garten 3, ma su Garten 4 il criminale sarà Jester. Come mai Jester è diventato un criminale? Cosa ha fatto di tanto brutto? Secondo me, io la butto un po' così, Jester rapiva i vari mostri per farci qualche esperimento cattivo, e quindi per questo motivo forse lo sceriffo gli sta dando la caccia. Vabbè, un motivo c'è, qualcosa avrà combinato quell'uomo, no? Vabbè, uomo non è neanche un uomo, è un mutante. Infatti qua su Garten of Bambam dobbiamo fare la distinzione fra mostro, come ad esempio Stinger Flynn, Bambam, Bambalena e tutti quanti gli altri, no? Tutti questi qua sono mostri, tutti quelli della famiglia di Bambam. E poi ci sono anche i mutanti, c'è la famiglia dei mutanti. E adesso ve ne faccio vedere uno, no? Un mutante ad esempio è Zolfius, quel coso gigante, quella testa gigantesca. Ma anche Tamataki Chamataki, come si chiamano loro, vabbè non riesco mai a pronunciarlo bene il nome, però avete capito, no? Quella tartaruga a due teste. E anche Jester, Jester è un mutante, quindi forse loro stanno facendo qualcosa di cattivo che noi non sappiamo. Adesso andiamo qua, vediamo, però mi sto muovendo troppo velocemente. No, ma noi abbiamo la mod, tramite la mod guardate cosa possiamo fare. Possiamo selezionare l'oggetto, lo distruggiamo ed eccoci qua, ma che roba. Sì, però poi io vado troppo veloce e non riesco a raccogliere nulla.
Vabbè, adesso andiamo di qua, va. Mi raccomando, fatemi sapere se vorreste vedere una serie su Garten 4 appena uscirà. Magari proviamo pure a scoprire tutti quanti i vari segreti, misteri. Non so, se volete vedere una serie del genere, come al solito vi invito a lasciare tanti like per supportare la grande questa serie. Che tanto in realtà non c'è nient'altro da vedere. Siamo ad agosto, qui in Italia non c'è mai nulla su YouTube Italia di interessante. Invece all'estero sì, devo dire che all'estero ci sono tante cose belle. Vabbè, adesso andiamo qua. Mettiamo il disco che abbiamo appena raccolto. Tecnicamente dovrebbe comparire qui Zolfius. E adesso vabbè, ho il no clip e quindi lui non parla. Ma tecnicamente quando noi ci avviciniamo dovrebbe dire lo siento. Che significa tradotto in italiano, scusami, I'm sorry. Vabbè, ma di cosa, Zolfius? Cosa hai combinato di tanto grave? Quindi probabilmente nel quarto capitolo scopriremo qualche segreto in più su Zolfius. Forse scopriremo il perché lui si è scusato. Zolfius, ma cosa hai fatto? Dove è finito mio figlio? Eh sì, lo scopo del gioco è quello di cercare il proprio figlio. Siamo un genitore. Che veniamo qua all'asilo nido, troviamo tutto quanto abbandonato e ci ritroviamo così, no? Ma Zolfius, cosa ci hai fatto? È dentro di te mio figlio? Non vedo niente, non si vede niente. Niente di niente. Va bene, dai, allora io direi che possiamo proseguire qua all'interno della nostra avventura. Stavolta andiamo nel Progressive Sector, nel settore della progressione, no? Dove ci sono tutte quante le cose interessanti da vedere. Ok, adesso mi sa che ho sbagliato ingresso. Devo andare di qua, no? No, ho proprio sbagliato direzione. No, non devo andare di qua. Dobbiamo andare da quest'altro lato. Sì, con sto vuoto, con ste robe qua è veramente facile perdersi. Solo se vai personaggio, corri, corri, corri. Veloce, veloce, veloce. Dai che ce la possiamo fare. Ma perché hanno messo ste zone troppo distante? Io spero che su Garten 4 siano più vicine. Se no qua ci facciamo le corse chilometriche per andare da una parte all'altra. Questo qua, Mr. Kabob Man, ci sarà anche nel quarto capitolo, quindi lui sarà uno dei personaggi che incontreremo. Quindi caro Mr. Kabob, buonasera, è un piacere conoscerti. Adesso però io volevo andare qua dentro. Ok, allora, qui ci sono, vabbè, i cappellini da dare al robottino. Io li raccolgo così, giusto per prenderli. Ma la cosa che più ci interessa in realtà è questo foglietto. Guardate qua, infatti, qui possiamo notare. Aspettate, metto la freccia del mouse. Per fortuna con la mod di auto ti posso attivare la freccia. Possiamo notare ad esempio che c'è la testa gigante di Zolfius, tutto quanto sorridente, no? Cioè è completamente l'opposto di quella che abbiamo visto prima. Poi, qui nell'angolo in basso, a destra, c'è Jester. Ma Jesterino caro, ma fra poco ci incontreremo. Fra poco lo vedremo nel quarto capitolo. Tutto sto mostriciattolo qua che a quanto pare è ricercato. Dovremmo dargli la caccia. Quindi vediamo come proseguirà. Vabbè, poi qui c'è la tartaruga a tre teste, Tamataki e Ciamataki. No, vabbè, questi qua i soliti. E adesso direi di fare un'altra cosa. Direi di dirigerci verso proprio la stanza finale del gioco, perché adesso è arrivato il momento proprio di scoprire la vera anteprima, proprio tutto quanto, da dove comincerà Garden of Bambam, capitolo 4. Intanto qua c'è un baby Opilabird che ci sta aspettando. Qua c'è da un lato Tartabird e dall'altro lato Opilabird, a posto proprio. Se sentite comunque cinguettare all'interno del mio video, non sono loro che stanno cinguettando, ma ho praticamente dei pappagalli qui in casa che a cui sto sorvegliando. Ecco, non sono miei, me li hanno dati giusto perché devo controllarli. Quindi per questo motivo sentirete dei pappagalli di sottofondo. Vabbè, andiamo di qua, va? Proseguiamo, andiamo verso la stanza finale, quindi ci faccio questa bella corsa, ma io sapete cos'è, ecco tutta sta voglia di perdere tempo così a correre, quindi direi di aumentare al massimo il time scale. Guardate qua, velocità supersonica, ma che bello, vai personaggio, corri, 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 dai che ci abbiamo così fatta, così arriviamo subito a destinazione. Guardate, siamo già arrivati, a posto, perfetto, siamo già qui, qui tra l'altro non si vede più di tanto, però se io metto la lava, che ci serve proprio per illuminarci, possiamo notare che qui di lato c'è Bambam in modalità hellish, indemoniato. E qui sopra c'è un Jumbo Josh pronto per darci la caccia. Qui siamo proprio dentro i suoi denti, guardate. Dentro la bocca di Jumbo Josh. Ma che roba. Vabbè, proseguiamo, va, perché adesso siamo arrivati nella stanza in cui io volevo proprio arrivare, no? Dove c'è questa tabella, anzi più che tabella, questa lavagna con scritto Find the Kingdom, trova il regno. Infatti Garden of Bambam capitolo 4 sarà dentro il regno, dovremmo raggiungerlo. Lì dentro troveremo Queen Bonselia. Dopodiché dobbiamo trovare lo sceriffo. E lo sceriffo è sheriff, stavo per dire chef. No, comunque lo sceriffo è Sheriff Toadster, quella rana in quel modo, che a quanto pare dovremmo aiutare. Abbiamo visto pure dal teaser trailer, anzi proprio dal trailer ufficiale, che sarà nostro amico. Quindi dovremmo collaborare insieme, probabilmente per trovare Jester.
Che è ricercato, ma soprattutto non dobbiamo farci trovare da Jester, perché lui è un cattivo, è un villain, e dobbiamo essere noi che dobbiamo trovarlo per catturarlo una volta per tutte. E quindi io direi di fare una cosa, va? Direi che possiamo prendere l'ascensore, e non ho la tessera, quindi non funziona, quindi posso scendere manualmente. Che sono queste luci qua? Perché alcune volte sto gioco mi si illumina? Ci sono luci che sbucano a casa, aiuto! Mi sono perso! Oh! Mi ero perso, ma dai! Allora, torniamo qua. Direi che possiamo scendere con questo ascensore, anche se in realtà non ho la tessera, quindi lo facciamo così manualmente. E direi che posso finire quel video. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, ma soprattutto fatemi sapere se vorreste vedere una serie su Garter of Bambam capitolo 4 con tutti quanti i vari segreti e le varie mod. E a proposito di mod, in uno dei miei canali inglesi ho portato la mod di Ice Cream su Garter of Bambam. Se ve la siete persa, andatevela a vedere. Spero che questo video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto mi raccomando spolliciate, condividete, iscrivetevi al canale con la campanella attiva, vedete il prossimo video, come sempre vi auguro buona giornata, buona serata, buonanotte, ciao a tutti e buon panino a tutti!